Ciao a tutti, bentornati! Finalmente, quanto tempo! Allora, per un po' di tempo riprenderò a fare i video parlati, perché è una grande richiesta, insomma, così vi spiego bene tutti i passi. E ecco, questo è il trucco di oggi, è fatto con dei grigi e con un celeste, che sarebbe questo qua, che può essere sostituito da comunque dagli azzurri chiari oppure dal verd'acqua. Questo è il risultato. Spero che vi piaccia e che continuate a seguirmi come sempre. Grazie per il vostro affetto e tutti quei bellissimi commenti. Un bacione! Come prima cosa prendete la base, io sto usando Bare Canvas, e stendetela su tutta la palpebra. Prendete il vostro pennello piatto e usate un grigio bianco. Userò questo qui. No, non si vede, questo qui. Una volta che l'avete messo un po' sul pennello, mettetelo all'interno dell'occhio, cioè dall'angolo interno dell'occhio, dando dei colpettini. Stendetelo, andando verso il centro della palpebra, in questo modo. Sempre con lo stesso pennello piatto, prendete questo grigio qui, che è un grigio molto brillantinoso, molto brillantinoso e più forte, come potete vedere, rispetto all'altro, e distendetelo da metà palpebra verso l'esterno e coprite così tutta la parte dell'occhio che è rimasta praticamente. Andate un po' anche in mezzo così mischiate i due colori naturalmente. Continua a guardare lo schermo per vedere se si vede, perché da un po' che non faccio i tutorial. Devo riabituarmi. Appunto sto guardando di nuovo lo schermo. Devo riabituarmi più che altro a parlare. Allora, dopo aver messo il grigio, prendete un azzurro qualsiasi. Io adesso userò Muniti. Ho sbagliato. Mutiny della MAC, ma va bene anche un verd'acqua o comunque un azzurrino chiaro, e sempre con lo stesso pennello piatto che sto utilizzando, ne metto un pochino e andrò a posizionarlo praticamente sopra il grigio che ho appena passato, ma solo nell'angolo esterno, cioè nella parte esterna, non nell'angolo, così, sempre dando dei colpettini in modo tale che si depositi più ombretto. Poi un pochino lo porto verso l'interno in modo tale che si mischi col grigio che abbiamo appena passato. Cambiamo pennello, utilizzeremo un pennello un po' più grosso, questo qui, e praticamente prendiamo un po' di grigio, ma un grigio un pochino più scuro. Questo grigio non colora moltissimo, cioè nel senso che non è molto scuro. Se magari si vedesse questo qua, okay. Non colora molto, cioè non è molto forte, e quindi lo useremo nella piega delle palpebre così da dare un po' di profondità. Infatti posizioniamo il pennello qui e con dei movimenti circolari cominciamo a stenderlo, appunto, sempre nell'angolo, no? Vedete, comunque ho cercato quest'angolo in alto, questo, e ho cominciato a stenderlo. Non troppo in basso perché altrimenti vi viene praticamente la punta esterna viene troppo bassa, poi vi fa l'occhio, come posso spiegarlo? Vi fa l'occhio in giù, invece noi vogliamo un occhio in su, insomma, no? Stile gatto. Movimenti circolari e poi portatelo verso l'interno. Ancora esterno, interno. E poi cominciate a fare dei movimenti orizzontali. Dal basso verso l'alto, così, e stendetelo in modo tale che lo sfumate. Poi abbiamo bisogno
bisogno praticamente del pennello matita e utilizzeremo un grigio più scuro per dare ancora più profondità e per delineare la nostra via esterna. Utilizzeremo questo grigio qui, metteremo il pennello matita, togliete l'eccesso. Solitamente, siccome questo pennello matita prende magari troppo colore, allora utilizzo il dorso della mano, vedete? Così lui si prende del colore, butta fuori l'eccesso e poi posso colorare. Parto da metà rimacigliare superiore e vado verso l'esterno. Mi ha buttato fuori un po' troppo, mi sa. Allora, eccolo qua. Dal basso verso l'alto, no? Perché così viene meglio. Verso l'esterno, visto? E poi porto verso l'interno, no? Sto facendo la mia via esterna. Così. E poi verso l'interno. Se vi serve più colore, naturalmente prendete. Tac, 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 tac. E poi tac. E adesso sto dando un po' dei colpettini. Ok. Poi naturalmente fatelo scuro quanto volete, non è che è a vostro piacere, come sempre. Poi, una volta che li avete messo, a me piace sfumarlo naturalmente. Volendo potrebbe stare anche così. Però non mi piace. Prendo il mio pennello che sfuma, quello morbido, e comincio a fare dei movimenti circolari sempre partendo dall'angolo esterno verso l'angolo interno. Così. Movimenti circolari, tac tac tac, e poi l'angolo interno, l'esterno. Così gli ombretti si mescolano insieme. Faccio così, così si schiarisce, e poi di nuovo angolo esterno, angolo interno. Ok? Ok, poi controllate che i due occhi siano abbastanza uguali, prendete, non trovo, la matita nera e mettetela. Una volta che avete messo la matita nera, prendete il pennello angolare e mettete di nuovo quel grigio scuro sotto, così, dando dei colpettini. All'esterno e verso l'interno. Poi prendete quel grigio chiaro che avevamo messo all'inizio, però quello brillantinoso, quindi il secondo, e mettetelo nella parte interna e sfumatelo un po' al centro con l'altro colore. Poi matita nera, mi sono dimenticata, dentro. Mascara, ecco il risultato finito. Spero vi piaccia. Ciao.